Sono nata a Pinerolo, provincia di Torino, culla della cavalleria italiana, e il mio papà era un ufficiale di cavalleria. La mia infanzia si è svolta in una casa di campagna con tanti cavalli intorno, tanti animali, e questo, diciamo, in qualche modo mi ha influenzato, perché l'animale continua a essere un elemento molto importante in tutto quello che io faccio. La mia famiglia era un po' vagabonda, come la vita di tutti gli ufficiali, all'estero e in Italia, e siamo arrivati anche a Roma. Studi assolutamente regolari, ero anche una brava studentessa, mi laureo, do un concorso per la diplomazia e mi offrono un posto come segretaria d'ambasciata in Siria. A quel punto mio padre, piuttosto che lasciarmi andare in Siria, mi ricorda che la mia passione era dipingere, e da quel momento ho avuto la via libera. Sono assolutamente autodidatta. Se si tolgono quegli anni in cui io sono stata nello studio di De Chirico e dove ho guardato, io ho imparato guardando. Il maestro non ti insegnava niente, lui faceva, io guardavo. E forse guardando ho imparato di più che a mille altre lezioni. Ecco, lui mi ha dato moltissimo. Bisogna ricordare che quegli anni Roma era una città anche magica, percorsa da pittori, c'era Guttuso, c'era Gentilini, c'era Attardi, c'era Vespignani, c'era Angeli, c'erano tutti i grandi pittori che hanno fatto la storia della pittura contemporanea. E indubbiamente mi hanno influenzata. Quando finalmente ho potuto soltanto dipingere, sono arrivate le mostre da Roma a Milano una grande mostra a Palazzo Reale, e poi sono stata chiamata a Londra, dove avrei potuto anche avere un bel contratto che però prevedeva che io mi fermassi sempre a Londra. E io non potevo fermarmi sempre a Londra, io avevo una famiglia in Italia e dovevo essere presente alla mia famiglia. La sofferenza di dover rinunciare a questo contratto è stata tale che io ho smesso di dipingere. Così, come se io avessi tradito la mia pittura. Ho smesso momentaneamente, perché poi ho ripreso. Però per un certo periodo non sono riuscita ad andare nel mio studio. Sono rimasta a casa con la mia mamma e lì sono nate le sedie. E ho incominciato a fare le sedie. Da 10 anni questo è il mio studio. Io entro qui al mattino verso le 8:30 e ne esco la sera dopo le 7 di sera. Tutta la mia vita praticamente si svolge qui. Qui posso disegnare, dipingere, ascoltare la musica, fare la ceramica, dedicarmi alle sedie, e ogni stanza, ogni angolo di questo studio ha la sua funzione. C'è la stanza dove penso, c'è la stanza dove dipingo, c'è la stanza dove disegno, e c'è la stanza dove monto le mie adorate sedie dopo un lungo processo di creazione e di montaggio. Questo studio è concepito come un'abitazione. Io in verità non ci vivo, vorrei viverci, ma ho anche una casa piena di ricordi e ogni tanto devo tornare a casa. Però la mia vera vita è qui.